Un cordiale saluto agli amici di Municipio5.it, ci troviamo qui oggi in via di Torpignattara, dove tra pochi istanti arriverà il sindaco Ignazio Marino, sindaco che già alcune settimane fa doveva venire qui ad incontrare i cittadini, poi la visita è saltata per motivi istituzionali. Bene, quest'oggi come vedete c'è già numerosi cittadini qui in attesa dell'arrivo del sindaco, che ci dicono dovrebbe arrivare tra pochi istanti. C'è attesa, quindi, come vedete in questo spicchio di via di Torpignattara, dove già c'è affollata una folla di cittadini. Vediamo anche il presidente Gianmarco Palmieri, che sta attendendo l'arrivo del sindaco Ignazio Marino. Siamo in Municipio5.it, che risposta avrete adesso ai cittadini con queste proposte che vi hanno portato? Ma proprio oggi abbiamo deciso con il prefetto di Roma di costituire un tavolo permanente al quale siederanno, incontrandosi una volta alla settimana, collaboratori del prefetto, collaboratori di tutte le forze di polizia e di tutte le altre forze dell'ordine, proprio per studiare quali devono essere i provvedimenti da prendere in modo che in tutta la nostra città possa essere garantita la sicurezza. È davvero inaccettabile per chi fa il mio mestiere, o il mestiere del presidente di municipio, dover ascoltare che delle persone non si sentono sicure di muoversi nel loro quartiere, dove c'è la loro casa, dopo le 5 del pomeriggio, come lei stesso ha ascoltato. E quindi è una delle priorità che la nostra amministrazione avrà, ed è per questo che un giorno alla settimana io lo trascorrerò ogni settimana in un municipio, in un quartiere o in più quartieri della periferia della nostra città, o anche quartieri non periferici, perché questi non sono quartieri periferici. Qui siamo in una zona vitale di Roma, che non deve essere vista come un problema, ma come una grande opportunità. Come le diceva anche il presidente Palmieri prima, comunque questo è un territorio che ha anche un patrimonio archeologico di tutto rispetto, quindi si parlava anche del famoso ecomuseo e di valorizzazione del territorio, perché questo è un territorio che va anche valorizzato. È proprio come ha anticipato il presidente Palmieri, noi invece la lettera dei commercianti con tutti i nostri punti focali del quartiere, che sono molto importanti. Sindaco, non ne possiamo. Siamo la sicurezza. Che proposte avete per il sindaco? Ma no, proposte no, noi abbiamo delle richieste per il sindaco. Abbiamo la gente che dobbiamo prendere la macchina con i drogati, le bottiglie di birra. 50 anni di attività me la stanno distruggendo. A quest'ora è carino. Sembra di stare via del corso. Cioè, la cosa che ci dà fastidio è che siamo vicino al centro. Abbiamo pulire le strade, pulire i cassonetti. Siamo a 3 km dal centro, non siamo nell'estrema periferia. Cioè, veramente siamo proprio in uno stato di abbandono. L'abbiamo vista. Siamo proprio in uno stato di abbandono. La carta, ancora l'AMA non è venuta. Quasi, telefoniamo quasi tutti i giorni. E non sono venuti a svuotare il cassonetto della carta. È pieno. E dobbiamo andare in giro per il quartiere a trovare un cassonetto vuoto per la casa. Un'altra cosa che volevo chiedere è il problema di via Filarete. C'è un problema grandissimo. Noi abbiamo degli appartamenti, dei negozi là, che proprio dove c'è l'infiltrazione dell'acqua, e non sappiamo neanche se... Del lavoraggio. Su questo l'amministrazione si è mossa. È venuto Paolo Masini l'altro giorno in visita e ha attivato la procedura per la somma urgenza, per le ispezioni e l'eventuale intervento. Venga, faccio pure una passeggiata a via Filarete, perché io ho paura di abitare lì, perché ho paura che ci cascamo dentro, poi quando siamo morti ti dicono poveracci. Ci può venire a fare una passeggiatina pure lì. È venuto la scorsa settimana l'assessore Masini, è venuto l'assessore Masini e... Noi vogliamo lui. All'idea di videocontrollare quelle zone così. Noi le telecamere nei negozi, chi più chi meno, io per esempio ce l'ho, la farmacia ce l'ho. Un progetto che tutti insieme, con l'aiuto vostro, dei commercianti, delle banche, e avere delle aree che noi le videocontrolliamo 24 ore su 24, perché questo in altre città. Questo è un punto focale, una tragedia. Ci sono dei bar che sono centro della criminalità, c'è lo spaccio continuo di droghe, eroina, è tornata l'eroina, quindi è una piaga.
cocaina, non eroina. No, ma è tornata l'eroina, purtroppo. Troviamo le siringhe per terra davanti ai nostri negozi. Che fino a 5-6 anni fa, non c'era più, 10 anni fa erano sparite. Adesso sono tornati a bucarsi, purtroppo. Questa è una piaga sociale non indifferente. È importante che senta queste affermazioni. Tutto pulito oggi, non è mai pulito qua. Questo è per schifo. Poi non deve passare a quest'ora, deve passare un pochino più tardi, quando tutti. Chiudiamo il negozio, non possiamo neanche andare a casa noi, d'accordo? E poi non ti puoi mettere nulla, nulla, no, ma devi andare nuda e cruda, se no ti levano pure i vestiti da dosso. Tutti sono venuti, però è andato sempre peggio. Siamo veramente nella merda, dicono a Roma. Sì, qui è nella merda. Non posso promettere che ci riuscirò, ma vi posso promettere. Io non posso uscire da lei e nemmeno posso rientrare. Ai 7 devo staccare. Non me lo dica se è giusto. E pago le tasse, pago il votare. E nessuno fa niente. Che non ti tratta. Municipio 5.it, che proposta avete fatto al sindaco? Ma innanzitutto di occuparsi del territorio, nel senso di zero cemento, quindi di mantenere le promesse che aveva fatto in campagna elettorale. Poi di sostenere la gioventù di questo quartiere, che è praticamente sommersa da slot machine, non ci sono spazi culturali, non ci sono spazi dove sviluppare una cultura che sia, perlomeno uso un termine oggi desueto, sembra gratuita, per cui tutto si paga. E comunque la fruizione è minima. Poi comunque sistemare tutta una questione legata alla viabilità, alla scarsa illuminazione, aprire finalmente le metro che impattano sul nostro territorio, quindi insomma trovare i soldi per chiudere i cantieri finalmente, quindi per aprire le stazioni della metro. E tante altre. Marino, lei faccia ancora un sopralluogo, inizi dalla mattina, ma da solo, e provi a vedere quello che succede. Alcuni mi hanno detto di venire invece all'orario di chiusura dei negozi. Se vuole, signor, alcolici, è uno schifo anche dentro i palazzi. Non siamo padroni neanche delle nostre case. Allora vengo per conto mio una sera all'orario di chiusura dei negozi. Siamo qui in via Lo Giovannoli con il sindaco Marino, una residente. Qui di costruzione della BTS e facciamo parte dell'atto d'obbligo con il comune che questo cantiere ha. Non è stato mantenuto in quanto i termini sono scaduti il 24 di giugno, noi oggi siamo senza acqua, siamo 11 famiglie con 3 neonati, in questo palazzo qui arancione, quindi ci sono 3 neonati senza acqua da più di 24 ore. Questo appunto è un resoconto un po' di tutti gli esposti e le denunce che abbiamo fatto, è un cantiere aperto dal 2001, non è stata fatta una viabilità, non è stato fatto il verde che era stato appunto compreso nell'atto d'obbligo. E ripeto, noi siamo 11 famiglie che viviamo insieme al cantiere. Di nostra proprietà. Siamo tutti proprietari e viviamo da 3 anni in queste condizioni, con i tossici che vengono quotidianamente a bucarsi sotto adesso il mio portone. Qui dell'uccisione della bambina cinese col padre, è avvenuto qua dietro, proprio dietro questo cantiere, per via anche di questa situazione, perché è chiaro che... Io spero che per domani sera avrete l'acqua. Quindi entro domani sera... Spero, è un verbo. Se dipendesse da me gliela darei immediatamente, adesso chiamerò la CEA e mi sembra che prima bisogna dare l'acqua alle famiglie e ai bambini e poi si risolve la vertenza qualunque. Allora, io sono Eura Marcone, sono la mamma di un ragazzo disabile grave in questi giorni e c'ho l'indiretta. In questi giorni ho ricevuto una telefonata dal sesto municipio dicendo che mi avrebbero ridotto le ore di budget per poter pagare la badante. Allora io premetto che mio figlio... Il sesto. Mio figlio è disabile grave, sta in carrozzina, non mi collabora per niente perché è come un bambino di pochi mesi, ho 39 anni, io malata di tumore al seno, non posso tirare su mio figlio, né da sola e né tantomeno con la badante, perché ci vogliono 2 persone per Marco. Grandissimo patrimonio archeologico, abbiamo tantissimo da fare, siamo anche ricercatori, lavoriamo in varie università, insomma siamo una risorsa per questo quartiere. Ci aspettiamo che un municipio, non solo il municipio ma anche il comune ci aiuti, no? Perché abbiamo un sacco di difficoltà, tanti progetti, ma fino adesso
poche, diciamo, cose concrete. Qui abbiamo un'area verde enorme, abbiamo il problema dei varchi verso la Villa De Santis che non si riesce ancora, diciamo, a concretizzare. Noi ce la stiamo mettendo tutta, ci aspettiamo, ecco, che anche il Comune, anche Roma, perché questo sarebbe il primo ecomuseo urbano dell'Italia centrale, diciamo, dopo i casi di Milano e di Torino, quindi Roma ha bisogno di un ecomuseo urbano. Oggi la nozione di ecomuseo indica anche una partecipazione dei cittadini alla gestione del patrimonio culturale della comunità. E noi ci stiamo provando. E io cercherò di aiutarvi. Grazie.